Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come: pare proprio che il matrimonio tra Belén Rodríguez e Stefano De Martino sia di nuovo naufragato. Il condizionale è d'obbligo visto che i due non hanno né smentito né confermato le voci sull'addio circolate in questi giorni. Ma ci sono diversi indizi che spingono a credere che la rottura sentimentale si sia consumata tra i due. Tra fine giugno ed inizio luglio, la coppia è andata in vacanza assieme, in barca, alle isole Pontine, e tutto pareva andare a meraviglia. Poi il 7 luglio, durante la presentazione dei palinsesti Rai, si nota che De Martino non porta la fede e si siede al fianco di Alessia Marcuzzi, con la quale fu al centro di un gossip roventissimo 3 anni fa. Nel frattempo anche la Rodríguez si sfila l'anello nuziale e viene associata ad un misterioso imprenditore, di cui si risale all'identità, Elio, che conosce da anni e frequenta come amico. Belén Rodríguez e Stefano De Martino, la rottura è vera. Passano pochi giorni e Stefano vola a Londra col figlio Santiago. Ma di Belén non si ha nessuna traccia. Così iniziano a circolare insistenti voci di una nuova crisi. Queste voci diventano assordanti il 14 luglio, quando Ignazio Moser, cognato di Belén, festeggia il suo compleanno nei pressi di Milano. C'è tutta la famiglia al completo, anche la showgirl argentina con i figli, grande assente De Martino, che nel frattempo era tornato da Londra. Il giorno successivo al compleanno, emerge un breve video in cui si vede Belén che alla festa di Moser sta mano nella mano con un lui misterioso, Elio, un imprenditore bergamasco. L'esperta di gossip Deianira Marzano raccoglie da alcune gole profonde curiose rivelazioni che sostengono che mentre Stefano era a Londra, la Rodríguez era nel resort San Luis a Murano con Elio. In tutto questo racconto c'è una storia che non torna. Anzi che non tornava in quanto Miss Pettegolezzo pare che abbia trovato la quadra del tutto. Mentre si rincorrevano le voci di crisi, Stefano De Martino pubblicava una foto in cui si vedono due persone di schiena ed in penombra su un'auto d'epoca. Lo scatto è stato postato il 12 luglio dal conduttore e molti lo leggono come un gesto scaccia crisi. Sembra invece che i due sul mezzo d'epoca non siano affatto Belén e Stefano bensì due amici di De Martino, come riferito da una fonte in contatto con la Marzano che ha assicurato che i due sull'auto d'epoca sono suoi conoscenti e che il conduttore gli ha fatto una foto e così la gossipara ha chiosato. Una cosa è certa, prossimamente uscirà tutto sui giornali in merito a Belén e Stefano. E resterete sbalorditi. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.